Va bene qua? Portatemi là.
La cerimonia di commemorazione del giorno della memoria che si svolge come sempre, come da molti anni, qui al monumento alla deportazione del Parco Nord. Iniziamo con la deposizione delle corone. Entra la corona del Parco Nord. Parco, in questo angolo di parco dedicato alla deportazione. Salutiamo con piacere tutti i comuni gonfaloni, anch'io in modo particolare il sindaco Lorenzo Guzzelloni che da questa fa parte della famiglia della comunità del parco, insieme a tutti gli altri comuni che sono qui oggi per celebrare questa bellissima giornata. Salutiamo tutte le forze dell'ordine, tutte le associazioni, le scuole, i bambini che partecipano sempre a questa iniziativa, le famiglie dei deportati, i testimoni della deportazione, le nostre guardie ecologiche che si preoccupano di organizzare questa giornata e in questa occasione le guardie ecologiche della Media Valle Lambro che sono qui con noi. Io voglio dedicare pochi secondi in commemorazione di questa giornata per ricordare una figura. Una figura che dall'anno scorso è scomparsa e che ha lasciato un vuoto incolmabile, sicuramente nella memoria della deportazione. Sto parlando di Gianfranco Maris, scomparso l'anno scorso il 14 agosto. Gianfranco Maris avrebbe fatto 95 anni domani, il 24 gennaio del 21 maggio. Lui amava dire che è nato 3 volte nella sua vita. La prima volta quando ha partorito sua mamma, la seconda volta quando lo ha registrato il papà al comune di Milano e la terza volta quando da una torretta del campo di Mauthausen vide le camionette arrivare dei soldati per la liberazione del campo di concentramento. È una figura di spicco Gianfranco Maris. Noi l'abbiamo avuto qui nel 2012, in occasione della giornata della memoria del 2012, era l'anno della conferenza mondiale delle famiglie e venne qui a commemorare questa bellissima giornata. Io, come tanti di voi, ho un bellissimo ricordo e come spesso accade le parole di gente saggia ti colpiscono e non ti lasciano più andare. Di Gianfranco Maris ho il ricordo di una manifestazione a Milano, celebrazione a Milano della giornata della memoria. Lui chiudeva la manifestazione e nel suo intervento concluse ricordando quella famosa scritta del campo di Mauthausen, il lavoro rende gli uomini liberi, l'uomo libero. Lui disse no, è la cultura che rende l'uomo libero. Queste sono parole, sono insegnamenti che non ti lasciano più. Io credo che dobbiamo alla cultura, dobbiamo trasmettere attraverso la cultura ai nostri giovani la speranza di un mondo migliore, perché oggi questo mondo migliore non lo vediamo, né dal punto di vista ambientale, siamo in un bellissimo parco, il clima si sta rovinando, ma neanche dal punto di vista civile, con i drammi che stanno succedendo nel mondo. Ecco, prendere mano alla cultura forse è l'unica leva che possiamo avere in un mondo dove la convivenza civile sia la base di tutto. Grazie. I simboli che abbiamo sulle giacche servivano a classificare i prigionieri generalmente in base a gruppi creati sulla base dei motivi dell'arresto. I simboli erano in stoffa, affibbiati sulla divisa, sulla casacca, all'altezza del petto, sulla sinistra e sui pantaloni, all'altezza della fascia destra.
Un triangolo di colore rosso identificava i prigionieri politici. Un triangolo giallo o una stella di David identificava i prigionieri ebrei. Un triangolo di colore marrone identificava i prigionieri zingari. Un triangolo di colore nero identificava gli asociali, i vagabondi, gli etilisti, i malati di mente e prostitute. Alcuni prigionieri contrassegnati dal triangolo nero svolsero il ruolo di capo. Un triangolo di colore viola identificava i testimoni di Geova. Un triangolo di colore rosa identificava i prigionieri omosessuali. Un triangolo di colore azzurro identificava gli immigrati. Un triangolo di colore verde identificava i delinquenti comuni, che generalmente svolgevano luogo di capo. Francesco Capellini. Testimonianza di Miranda, figlia di Francesco Capellini, operaio della quinta sezione Breda, caduto ad Artem, Mauthausen. Mio padre leggeva moltissimo e suonava il suo violino, suonava per ore ed ore. Ha fatto parte dell'orchestra del cinema Elena, che accompagnava i film muti, e in casa insegnava violino ad alcuni ragazzi. Era piuttosto timido, ma deciso, quando occorreva. Era molto riservato e parlava poco anche con mia madre, perciò io non so se fosse iscritto a qualche partito clandestino. Ricordo però di averlo visto più di una volta nascondere dei manifestini dietro il contatore della luce. Mio padre era un antifascista accanito. In casa ascoltavamo Radio Londra e ricordo che una mia zia e dei vicini venivano ad ascoltarla. Quando mia madre e io siamo sfollate a Vitinzolo Cantù, in provincia di Como, lui veniva a trovarci. Un giorno ci ha chiesto di tornare a Milano per stare un po' insieme a noi, perché aveva voglia di averci vicine. È stata una specie di segnale del destino. Due giorni dopo il nostro ritorno l'hanno portato via. Era la notte tra il 13 e il 14 marzo 1944. Noi ci trovavamo al primo piano di una casa costruita da mio zio, fratello di mio padre, che aveva una trattoria con alloggio. Lì vicino andavamo a ballare e mio padre suonava nell'orchestra. Bussarono alla porta e mio padre andò ad aprire. C'erano due uomini in borghese, uno dei quali, molto distinto, indossava un cappello blu e teneva in mano un rotolo di carta, probabilmente un elenco di nomi. Lungo le scale c'erano altri tre o quattro uomini e sulla strada un pullman o un camion. Il portone principale era stato aperto da mio zio, che aveva sentito bussare freneticamente e con violenza. Mio padre si è vestito, mi ha baciato con un tremito sulle labbra ed è uscito. Dai tedeschi, mi pare nel settembre 1944, abbiamo ricevuto un comunicato che annunciava la morte di mio padre, avvenuta a causa di un bombardamento. Saluto le autorità civili, militari e religiose intervenute a questo importante appuntamento. Il 5 maggio dell'anno scorso si è celebrato il 70° anniversario della liberazione del lager di Mauthausen, lager nel quale finivano gli oppositori politici e i lavoratori italiani che scioperarono nel marzo del 1944. L'unico grande sciopero generale politico effettuato nell'Europa occupata dai nazifascisti. E ogni anno si svolge a Mauthausen forse la più grande manifestazione europea a ricordo della liberazione di quel lager. Noi siamo in prossimità del giorno della memoria e bisogna, che ricorda la Shoah, la deportazione politica e operaia, e quella dei 650 militari italiani internati nei lager nazisti. E in questo giorno noi dobbiamo ricordare che le tragedie del passato non derivano dalla natura malvagia dell'uomo, ma derivano da un fatto storico, dall'avvento del nazifascismo in Europa, da quelle dittature che sono responsabili di quella tragedia che si perpetrò nello scorso secolo. Nelle cerimonie che noi facciamo ogni anno, lo ricordava Piero Calamandrei in un suo discorso al Teatro Lirico a Milano nel 1954, noi pensiamo, noi vivi, di ricordare chi ha dato la propria vita per la nostra libertà. Invece sono i caduti che ci chiamano quasi di fronte a un tribunale silenzioso
per chiedere a noi vivi come abbiamo saputo raccogliere l'eredità preziosa che i combattenti per la libertà, i deportati nei lager nazisti ci hanno dato. Io devo dire che mai, come oggi, ci troviamo di fronte ad una situazione estremamente difficile. L'Europa è pervasa da nazionalismi, da populismi. L'Europa che aveva sconfitto il nazismo, il fascismo e il razzismo non sa accogliere dei disperati, centinaia e migliaia di immigrati che fuggono dalla guerra e dalla fame. L'Europa, all'inizio di quest'anno abbiamo visto, nella città di Colonia si sono verificati fatti gravissimi di violenza sulle donne che hanno fatto indignare il mondo intero. Accanto a questi fatti di estrema gravità si aggiungono i rigurgiti antisemiti, xenofobi e razzisti dei movimenti neofascisti e neonazisti. E qui io devo dire una cosa di grande rilievo per noi, che proprio nell'imminenza del giorno della memoria si svolgerà a Milano domani un convegno delle peggiori neonazisti e neofascisti europei, tra cui Alba Dorata, che offende la memoria di chi ha sacrificato la propria giovane vita per la nostra libertà e di chi ha resistito nei lager nazisti. Noi abbiamo fatto un appello alle istituzioni perché Milano, città medaglia d'oro della resistenza, non debba subire più questi oltraggi che offendono la memoria di chi ha dato la propria vita per la nostra libertà. Noi abbiamo celebrato l'anno scorso il 70° anniversario della liberazione. È stato per noi anche un anno triste perché ci hanno lasciato due importanti protagonisti della resistenza italiana. Tino Casali, che è stato per 40 anni presidente provinciale dell'ANPI e poi presidente nazionale, e Gianfranco Maris, per decenni presidente nazionale dell'ANPI. Io di Maris voglio ricordare la sua instancabile lotta per la memoria, per il valore della memoria, perché nella società italiana, che sembra vivere solo nel presente, la memoria legata alla storia è il valore forse che ci può salvare. E Maris, in un suo struggente messaggio del 27 gennaio del 2015, rivolto ai ragazzi, diceva che il valore della testimonianza non deve essere patrimonio di chi ha vissuto quei tempi, ma deve diventare patrimonio di tutti, perché la conoscenza legata alla storia è quella qualità che ci può rendere veramente liberi, ci può rendere veramente in grado di raggiungere quell'autonomia critica che ci rende dei veri cittadini del nostro Stato. E voglio ricordare, e concludo, le parole con cui Maris concludeva la sua autobiografia su Mauthausen. Maris dice, riferendosi al giuramento del 16 maggio del 1945 che i deportati, i superstiti di Mauthausen fecero, per giuramento che richiamava le motivazioni della loro opposizione al fascismo e al nazismo, ma anche la prospettiva di un mondo migliore. Maris dice: quando le parole del giuramento mi furono chiare, mi fu chiaro anche che la lotta di ciascun popolo era stata soltanto la componente di un'unica lotta del mondo intero contro il mostro. Ho capito che era la società umana intera che si era aperta alla luce della pace, della solidarietà e della giustizia. Quando rientrai nella mia casa nel giugno successivo, ne ebbi la conferma. Il 1 gennaio 1948 l'Assemblea Costituente emanò la Costituzione, la legge delle leggi, la carta fondamentale del nostro Paese, e in quella carta vidi rinnovati e confermati i valori del nostro giuramento fatto a Mauthausen. Grazie. Licenziato dalla Breda per furto, e le cose sono andate così. Abitavamo in via Rovani e quel giorno faceva molto freddo.
Mia sorella e mio padre sono andati in cantina dove tenevamo un po' di segatura e un po' di polvere di carbone. La porta della cantina era manomessa e aperta e dentro ci trovano legna e carbone. Mio padre va dalla portinaia e le dice che qualcuno probabilmente ha sbagliato cantina. Perché nella nostra c'è della roba che non ci appartiene. La portinaia sapeva che era venuto uno a portare della legna, ma non sapeva dove l'aveva messa. Comunque, una decina di giorni dopo, sono arrivati in casa i carabinieri e hanno portato mio padre nel carcere di Monza, dove l'hanno tenuto una settimana o due. Mio padre diceva che era tutto assurdo, perché se fosse stato lui a rubare la legna e il carbone, non sarebbe certo andato a dirlo alla portinaia. Sul carbone, poi, mica c'era il nome del proprietario. La portinaia, invece, l'aveva denunciato insieme a un inquilino della casa, che era un fascista. A questo, ogni tanto portavano della roba e si vede che chi l'ha portata ha sbagliato cantina e l'ha lasciata nella nostra. Io penso che quel fascista abbia denunciato mio padre per fargli del male, perché sapeva che non era delle sue idee politiche. Di preciso, non si è mai saputo come mai questa legna si trovava nella nostra cantina. In conclusione, dopo questo fatto, la Breda ha licenziato mio padre. Per fortuna, vicino a noi, abitava una persona che lavorava alla Pirelli e l'ha aiutato a entrare in questa fabbrica. Dopo pochi mesi, però, la Breda l'ha richiamato, forse perché era un operaio, un gruista valido che faceva bene il suo lavoro. E lui ha lasciato la Pirelli ed è tornato alla Breda. Forse, se fosse rimasta la Pirelli, sarebbe ancora qui. Forse si sarebbe salvato, perché nella nuova fabbrica non sapevano niente di lui e non sarebbe stato portato via dai tedeschi. L'accoglimento, come abbiamo sentito, di pensieri che ognuno di noi e insieme tutti quanti collettivamente dobbiamo fare in un luogo che è un luogo ferito dalla storia, è una ferita aperta che tutti gli anni, per fortuna sempre più numerosi, ci troviamo qui a ricordare e forse anche a cercare di marginare. 600 sono state, circa 600 sono state uomini e donne, lavoratori soprattutto, che hanno subito questo tragico destino. Molti non sono tornati, la maggior parte non sono tornati, di essere stati deportati dalle loro fabbriche. Erano uomini, donne, lavoratori, lavoratrici, erano persone coraggiose come erano coraggiosi i loro compagni che combattevano sulle montagne e hanno restituito non solo all'Italia naturalmente, ma insieme a tutti i resistenti, ma a questo territorio in particolare, l'orgoglio di essere stati un pezzo della classe dirigente che ha liberato il paese, che ha portato nel nostro paese di nuovo la democrazia, che è riuscito a dire no al nazifascismo e a ci ha regalato quella meravigliosa Costituzione che si chiama Costituzione di una Repubblica fondata sul lavoro, e non a caso fondata sul lavoro, perché i lavoratori sono stati classe dirigente protagonista di questo processo di liberazione. Io vi voglio dire che sono particolarmente onorata di portare qui la partecipazione, il saluto, commosso davvero del sindaco di Milano, Giuliano Pisatia, della giunta, del consiglio comunale di Vito. Perché io credo di dover sottolineare che in questi ultimi anni la città di Milano, il comune di Milano, ha ritrovato l'orgoglio di essere, insieme alla città di Sesto San Giovanni, medaglia d'oro della resistenza. Abbiamo voluto, abbiamo lavorato perché questo accadesse e abbiamo cercato di farlo, nei modi in cui un'istituzione può farlo. Lo abbiamo naturalmente fatto partecipando attivamente alla inaugurazione del Memoriale del Binario 21, ma questo non è bastato, abbiamo voluto fare qualcosa di più. Abbiamo creato un luogo in Milano, la Casa della Memoria, dove fra l'altro abbiamo ricordato proprio della tragica occasione della scomparsa Gianfranco Mares. La Casa della Memoria è il luogo in cui non solo le associazioni ma tutti i cittadini che vogliono fare qualcosa
per studiare, per portare, diciamo, le future generazioni la memoria di ciò che è stato, possono darsi da fare, possono ritrovarsi, possono conoscersi. Questo è molto importante, è un luogo nuovo e forse era un dovere per un comune, diciamo, che vanta questo passato glorioso, era un dovere creare un luogo di questo tipo. E un'altra cosa voglio ricordare, è stato detto prima che dall'inizio di maggio a Mauthausen si svolge sempre una grande cerimonia internazionale per ricordare la liberazione del campo di sterminio. E partecipano a questa cerimonia 51 nazioni e partecipano 140 comuni italiani. Per molti anni è mancato il comune di Milano. Da anni a questa parte, gli ultimi anni, invece il comune di Milano è presente, e come è presente? Mobilitando le sue 9 zone, le quali mandano delegazioni di ragazze e ragazzi delle proprie scuole a partecipare a quella cerimonia. Il nostro Gonfalone è lì. Finalmente anche il comune di Milano è lì. Io concludo, voglio essere molto breve, concludo solo dicendo che per noi oggi è quasi difficile, noi che abbiamo conosciuto un lungo periodo di pace, è quasi difficile immaginare l'inconcepibile dolore che devono aver provato, ma l'abbiamo sentito dalle testimonianze che ragazze e ragazzi ci hanno letto prima, l'inconcepibile dolore che hanno provato le vittime e le loro famiglie, l'inconcepibile dolore che queste centinaia di lavoratori e lavoratrici hanno provato. Sparendo, i loro cari sparivano, a volte neanche si sapeva dove erano, cosa era successo loro, l'hanno saputo anni dopo, quando la guerra era finita, un dolore inimmaginabile. Ma il loro dolore, questo dolore era anche, diciamo, il portato di un immenso coraggio. A volte mi capita di interrogarmi tanto sul tema del coraggio, perché credete ci vuole coraggio per essere innocentemente perseguitati, perché si cerca di opporsi all'orrore di un'occupazione nazifascista che ha fatto in questo territorio, in tutta Italia, ha fatto delle stragi inconcepibili. E penso che il contrario del coraggio non è la paura. La paura, uno può avere coraggio e nello stesso tempo anche avere paura, anzi, si ha tanto più coraggio quanto più si vince la propria paura. Il contrario del coraggio è la indifferenza. E voglio dire, perché qui è stato detto, io mi associo completamente a quello che è stato detto, che noi stiamo vivendo in un periodo altrettanto difficile, forse non così tragico per noi, ma tragico certamente per il mondo, per l'Europa che ne viene investita. Stiamo vivendo un periodo in cui il grandissimo rischio è quello che la indifferenza ci porti a non voler vedere, a non voler combattere quelle tendenze nuove alla intolleranza, al rifiuto del diverso, al non volere solidarizzare e soccorrere le vittime di guerre e di stermini, perché anche lì si tratta di stermini e di persecuzioni molto gravi. Bene, noi, la grande civile Europa, la civile Italia, deve avere la consapevolezza che questa indifferenza va combattuta e la memoria ci aiuta. E la memoria anche del destino di queste persone che oggi stiamo commemorando ci deve aiutare a combattere l'indifferenza e ci deve aiutare a trasmettere questa nozione di coraggio, che è non chiudere gli occhi di fronte alle cose gravi, agli orrori, alle persecuzioni che pure nel nostro secolo, nel nostro mondo e anche vicino a noi stanno accadendo e di cui, diciamo, vediamo le vittime cambiano, oggi le vittime sono questi profughi che stanno arrivando in cerca per scappare alla guerra. Quindi io mi associo completamente, mi associo anche e raccolgo l'appello che è stato fatto, perché non a caso a Milano, nel territorio milanese, si vogliono fare i raduni addirittura europei, internazionali di neonazisti, perché si vuole vilipendere, sfregiare proprio quell'onore proprio di questo territorio, di queste città, che sono quelle di essere stati forse, diciamo, i punti più alti della resistenza in Italia. Noi dobbiamo opporci perché questo è un dovere morale, civile e politico.
è un dovere democratico opporsi a queste manifestazioni. E poi ognuno di noi prenda il solenne impegno. Io sono, mi ha commosso molto delle ragazze e ragazzi delle scuole, bambini talvolta, dire quello che ci hanno raccontato qui, avere, come dire, quello che gli insegnanti hanno trasmesso loro, aver imparato testimonianza, aver imparato cosa significano questi simboli, perché veramente il futuro della democrazia, della libertà, della civiltà e della lotta alla indifferenza passa attraverso di loro, se noi saremo capaci di trasmetterlo a loro. Questo è un solenne impegno che dobbiamo prendere collettivamente e che ciascuno di noi deve prendere con se stesso. Due nomi fra i tanti rilevati in Ercole Marelli, Umberto Fogagnolo e Giulio Casinali, operaio l'uno e ingegnere l'altro, ma uniti ed impegnati nella resistenza, furono prelevati dalla Ercole Marelli e detenuti a San Vittore, poi giustiziati e fucilati in Piazzale Loreto all'alba del 10 agosto 1944, insieme ad altri 13 antifascisti. Questo sito, con la sua storica collocazione, conta circa 400 dipendenti ed è l'ultimo stabilimento rimasto con Alstom Ferroviaria, altri 400 dipendenti e Alstom Grid con 120 dipendenti, in prevalenza ingegneri, e che insieme formano la maggior parte della forza lavoro della città di Sesto San Giovanni, un migliaio di dipendenti. General Electric, dopo una lunga e intensa trattativa, ha acquisito il settore power di Alstom e ha dichiarato 6.500 esuberi in Europa. Per il nostro sito sono stati dichiarati 249 esuberi, che significano la chiusura totale della fabbrica e di due terzi del service. General Electric ha comprato per chiudere in Europa. Sono a rischio ben 6.800 posti di lavoro. Ricordiamo che la resistenza di operai e impiegati è valsa la medaglia d'oro della città di Sesto San Giovanni e con la testa alta difenderemo il nostro posto di lavoro e questo sito storico. Onoreremo la resistenza dei nostri eroi, rinfrescheremo la memoria degli americani sul valore della parola resistenza. Sollecitiamo la cittadinanza tutta e le autorità ad intervenire in nostro sostegno per scongiurare questo rischio che, oltre alle gravissime ripercussioni sociali e umane, significherebbe anche il disprezzo del valore storico di questa fabbrica e delle sue competenze tecniche. Grazie a tutti. Thank you.